Ok ragazzi, ed eccoci ritornati a un'altra parte della guida di Raging Blast 2. Scusatemi per questi momenti di interruzione. Ma pensavo che la media non avesse iniziato a registrare, scusate. Allora, ci eravamo lasciati a questa parte della modalità galassia di Zangia. Dobbiamo combattere contro Bojack nel regno degli inferi, ragazzi. E l'avversario inizia in modalità high tension. Alta tensione, ragazzi. E basta così. Se ho letto bene dovrebbe essere solo questa l'unica restriction. Vai Bojack. Grande Bojack. Adesso ragazzi chiedete un po' di combo in Animo Furioso. Dai Bojack. Bojack, come mi hai rotto le scatole? Adesso lo faccio vedere io Bojack. Vai. No, ho sbagliato ragazzi. Vai, ricaricati dai Zangia. Voglio finirlo con l'animo furioso, dai. 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 Ah, vabbè. L'abbiamo finito, ragazzi. Vediamo che grado ci ha dato. SPP, ottimo. Dai, veloci, ragazzi. Bene, veloci, veloci. La finiamo subito questa galassia, dai. Allora, ce la sblocca la Suprema? No, a quanto pare no. La dovremmo sbloccare con Bojack, mi sa. Ok, vediamo che abbiamo ottenuto, ragazzi. Allora, 5 punti limite. E l'immagine di Bojack che quando sacrifica Zangia, ragazzi. Contro Gohan Super Saiyan di secondo livello. E basta così, ragazzi. Ok, andiamo a fare l'ultima battaglia per la galassia di Zangia per ora. Ok, perfetto. Allora, dovremmo combattere contro Krilli e Gohan ragazzo Super Saiyan. E dovremmo sconfiggere l'avversario con il maggior numero di colpi, ragazzi. Quindi un pochino ci vorrà. Allora, vediamo un pochino, ragazzi. Ok, allora. Vediamo un po', ragazzi, quanti colpi riusciamo a infliggergli a questi due. Dai, dai. Sì, sì, so cute, so cute. Vai Zangia. Dai. Dai. Ah, maledetto Krill di merda. Prendi questo, Krill. Vai. Dai, dai. Ok, Krill è andato, ragazzi. Con 29 colpi abbiamo finito. Un po' pochi, Dai. No, come cacchio. Aspettate, mi sa che per fare quell'impeto. Mi sa che dovremmo fare. Dai, Zangia, dai. Prendi questa, Gohan. Dai. Non mi perdonerai, Gohan. Oh, cacchio. Ragazzi, si sta trasformando in Super Saiyan di secondo livello. Any mercy from me. Ehi. Ehi, che vuoi fare qua? Vai, prendi quello. Ok.
Quasi finito, ragazzi. Manca solo un tantino di vita. Mi fa la camera. Andiamo bene, vabbè. Non aspettiamo la camera, sicuro. Dai. Buon. Ok, finita, ragazzi. Finita anche questa. Vediamo a che grado, ragazzi. S più. Va bene, ci può stare, dai. Ok, abbiamo ottenuto, ragazzi, 3 punti limite. Abbiamo sbloccato le voci di Zangia. L'immagine di Zangia quando si combatte contro Krilli e Krilli non vuole colpirla perché è una donna. Basta, ragazzi, niente. Non abbiamo ottenuto più niente. Ok, allora. Però la galassia di Zangia si conclude qui e dovremmo andare a fare quella di Bojack adesso. Ok, allora. Prima battaglia. Battaglia no sense contro 3 Saibaim. E la difficoltà aumenta leggermente nel tempo, ragazzi. Non penso che ci sia una difficoltà aggiuntiva. Cioè, proprio, ragazzi, sono battaglie facilissime da fare. Proprio le più stupide. Questa è la battaglia più stupida. Vai, prendilo. Vai, Bojack. Dai. Dai, spacca tutto. Ok, il primo è andato, ragazzi. Dai, dai. Dai, finiamoli subito, sti tre scemi. Prenditi questo. Ok, va bene. Ta-ta-ta-ta-ta. Ok, è anche il secondo andato, ragazzi. Dai, manca l'ultimo. Dai. Ah. Prendi questo. Ok, ragazzi, è finita la prima battaglia di Bojack. È anche perfetto. Vediamo che grado. S++, ottimo. Vediamo che sblocchiamo. Ovviamente. Ah no, 2 battaglie invece di una. Va bene, ok. Faremo sempre quella prima di destra. Dopo. Così la chiuderemo. Allora, abbiamo trovato un punto limite. L'immagine di quando appare per la prima volta Bojack. E basta così. Ok, andiamo a fare l'altra. Speriamo che sia più divertente. Ok, va bene. Allora, per la prossima battaglia dovremo combattere contro Zangia. Nessuna restrizione. Una battaglia semplice. Semplicissime. Vediamo. Vorrei fare un po' di combo in animo furioso, se mi consentite, ragazzi. Me lo consentite, vero? Grazie. Dai, veloci, veloci, ragazzi. Facciamo un bel paio di combo. With the Raging Soul. Oh, the boss. Carichiamoci così facciamo un bel po' di combo, dai. Mi è venuta oggi la fissazione di fare le combo con l'animo furioso, ragazzi. Dai, prima caricati tu, Zangia. Ehi, ciao ciao Zangia. Adesso ti becchi un bel po' di animo furioso, Zangia. Guardate che bello. Ragazzi, mi vanno a posto certe volte. Dai. Ta-ta-ta-ta-ta! Ah. Ragazzi, te la rifacciamo? Non ce la faremo mai, però. Non per qualcosa, ma perché non abbiamo. Appunto, perché non ha abbastanza energia, ragazzi. Ah, finito, ragazzi, con l'animo furioso.
S più. Ottimo. Vediamo che sblocchiamo. Tre battaglie. Quindi ce n'è anche una di là. Va bene, allora andrò a fare pure quella dopo. Abbiamo ottenuto, ragazzi, Bojack massima potenza. Sempre per la massima potenza la mossa sporco criminale. Un punto limite. E l'immagine di Bojack quando, massima potenza quando stringe, stritola Gohan, anzi. Ok, e basta così. Okay, facciamo prima quella di destra. Allora, prima cosa, modifichiamo gli attacchi speciali e vediamo se è quello che dico io. Non penso sia quella. Non penso sia quella che dico io, però non fa nulla, dai. Ok. Allora, ragazzi, quest'altra battaglia dovremo combattere contro Gohan del futuro Super Saiyan e perderemo costantemente salute, ragazzi. Va bene, allora, nelle montagne rocciose. Vediamo un po'. Cosa facciamo, dai? Dai. Dai. Gon, cazzo. Dai. Scusate, questo linguaggio inappropriato non è da me. Ok, trasformiamoci. Ti farò il culo, Gohan. Let's end this. Ah sì, tutti potenzi, io faccio l'animo furioso, mi spiace. Dai. Guarda che bastardo. Dai. No, ho sbagliato. Porca. Questa mossa mi è sempre piaciuto un casino di buono. Ah. E cazzo, ma sto premendo tutti i tasti. Ma perché cazzo non lo fai? Vabbè, sicuramente qua faccio, ho preso un grado da schifo. Vai. Prendi questa, Gohan. Te la sei andata proprio a cercare, Gohan. Ah, finito, ragazzi. Vediamo a che grado. Almeno dai. Ah, oh, A++, dai, ti prego, Massimo. A++. Ah, me lo sono chiamato proprio. Ok, va bene, ok. Ottimo, vabbè. Può andare così questa battaglia perché volevo fare sempre le combo nella regia in solo. Vabbè, abbiamo sbloccato una battaglia intanto. Vediamo cos'altro. Abbiamo ottenuto la massima potenza del colpo galattico, che è quello che penso io. 5 punti limite. E basta così. Ok, vediamo se l'attacco è quello che dico io, ragazzi. Ok, allora, vediamo se l'attacco è quello che penso io. Ok. Togliamo il vigore. No, la vediamo, aspetta prima, vediamo se è quello. Ok, allora, mettiamo questo, vediamo se è quello che penso io. Tanto la raffica energetica mi fa schifo come tecnica. Allora, ragazzi, per quest'altra battaglia dovremo combattere contro Ginyu e Freezer Corpo Perfetto. L'avversario recupera costantemente aura e dovremmo sconfiggere nel minor tempo possibile degli avversari che sono sempre in movimento. Quindi dovremmo darci da fare, ragazzi. Dai. Dai. Vai via. Vuoi il corpo di Goku? No, non vuole il corpo di Goku, ragazzi. Prendi questo. Sì. Dai. Ehi. Ehi. Ah. Finito, ragazzi, ok. E Ginyu è andato, ragazzi. Tocca solo, manca solo Freezer. Ok, solo perché sei tu Frisbee mi trasformerò anche, dai.
Let's end this. Dai, animo furioso. Dai, frisbee. Ma perché cacchio si teletrasporta sempre? Ah, porca. Sempre. Freezer, se non fa questa tecnica almeno due volte in un combattimento. No, no, ragazzi, perché sicuramente la utilizzerà nuovamente, sono sicuro. Freezer. Però mi hai rotto le scatole adesso, Freezer. Ma che cazzo? Ma vaffanculo. Ve l'ho detto, ragazzi, almeno un'altra volta lo utilizzava sta mossa. Però Freezer adesso è rotto. Cioè Freezer, ragazzi, quando se proprio lo devi affrontare così, è una rottura di scatole proprio, ragazzi. Vediamo solo per quello che dico io. Sì. No, non è quella che dico io. È un'altra, però è sempre bella da vedere. Prendi questa, Freezer. Si è parato. Prendi questa, Freezer. Ehi, Freezer. Non ho proprio aura, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Sto sclerando contro questa tecnica, ragazzi. Vi giuro, se combatto contro Freezer, vi giuro sclero per questa mossa di merda. Perché è fastidiosa. Toglie un po' di vita, un bel po' di vita. Muori. Mamma mia, ragazzi, che sclero sempre contro Freezer a questa tecnica del cacchio. Mamma, mi sembra fa sclerare sta tecnica. Vediamo che grado. S++, ottimo. Però cacchio, sempre con la tecnica rompe le scatole un po', eh. Abbiamo sbloccato cosa? Due battaglie, ragazzi. Poi cos'altro? Vediamo, allora. Mossa tiranno galattico, è quella che dico io. 4 punti limite. E basta così. Ok, ragazzi, andiamo a fare le battaglie a sinistra. Ok. Mi inviti a nozze proprio, ragazzo. Ok, perfetto. Bene così il potenziamento. Allora, ragazzi, questa battaglia mi piacerà un casino. Allora, per quest'altra battaglia dobbiamo combattere contro Trunks armatura Super Saiyan. Iniziamo in modalità animo furioso. Dobbiamo concludere la battaglia appunto prima che esaurisca l'animo furioso, ragazzi. Adesso finalmente posso utilizzare le mie mosse dell'animo furioso. Dai, dai, dai. Da 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 da. Ma chi siete? Dai, dai. Vediamo se ci riesco al primo tentativo, ragazzi. Dai. Dai. Ta 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 ta. Dai. Ok, finita, ragazzi. Anche con la combo del Raging Soul. È anche perfetto, ragazzi. Ottimo. Grado? S++. Ottimo. Vediamo che abbiamo sbloccato. Ovviamente la battaglia. E abbiamo ottenuto la difesa su large. E abbiamo sbloccato la nuova musica Catarsi. 6 punti limite. E basta così. Ok, andiamo avanti. Aia, questa è un pochino leggermente, ragazzi, fastidiosa. Però vediamo se c'ho l'oggettino, quello là che dico io. No, non era, non lo so se era qui, magari. Boh, vediamo. Ecco, vedete, leggete, se avete letto, infatti, c'è scritto recupero solo automatico. Però se leggete, ti fa recuperare in modo graduale aura in battaglia, scusatemi. Almeno, ragazzi, almeno questo è l'oggetto che mi serviva di più. Così almeno possiamo fare anche. Allora, prima cosa dobbiamo combattere contro Super Vegeta. Ah, io Super Vegeta. Iniziamo in punto di morte. Dobbiamo
appunto resistere o fare, dato che c'erano appunto anche le azioni perfette da fare, o fare tutte le azioni perfette e sconfiggerlo, ma presumo appunto di sconfiggerlo. Non mi trasformerò, ragazzi, perché appunto per andare di fretta, ragazzi, ho equipaggiato il punto di la cosa solamente. Ecco, grazie al cacchio. Allora, recuperiamo un po' di salute prima. Almeno, ecco, vedete, sta recuperando pian piano la salute. Levati. Devo recuperare. Almeno, ragazzi, un'attacca la voglio avere. Vai via. Dai. Vai. Dai, trasformati, dai. Dai, ti prego, ti prego, ti prego, dai un'altra tacchina. Almeno. Levati, veggi. Può durare. Che cavolo? Si è incantato il joystick, ragazzi. Ok, trasformiamolo, dai, così almeno facciamo le azioni perfette. Let's end this. Poi, combo da 2000 danni. Subito. Ah, porca troia. Ok, prendilo. Sì. Ah, porca, non sono riuscito a fargli l'altro attacco. Vabbè, l'altra azione perfetta. Vabbè, vediamo che grado abbiamo ottenuto, ragazzi. A più più. Ottimo. Può andare bene, dai. Vediamo che abbiamo sbloccato, ragazzi. Abbiamo ottenuto la mossa tirano del caos. Paranormale. 3 punti limite. E basta così. Ok, ragazzi, non farò la prossima battaglia. Però prima gli tolgo quell'equipaggiamento. Allora, ok, perfetto. Tolto. Ok, ragazzi. Ah, gli modifico l'attacco. Vediamo com'è tirano del caos. La psicobarriera la posso togliere. Ah, vabbè, giusto per. Allora, ragazzi, per quest'altra battaglia dovremo combattere contro Gohan ragazzo Super Saiyan. E l'avversario diventa molto più forte, mi sembra, con due barre di salute residua sempre. E in più l'avversario attiva la modalità Animo Furioso con due barre di salute residua. Quindi presumo anche che, arrivate a due barre, secondo me si trasformerà anche in Super Saiyan di secondo livello. Almeno questo è un mio parere personale. Dai. Vai. Dai ragazzi, trasformiamo, che dite? Trasformiamolo, dai. Let's end this. Vediamo se era questa. Tiranno Galattico, era questa. No. Vi faccio vedere. Questa è la mossa che ha fatto a Zangie, ragazzi, se non erro. No. Non era questa. No, non era questa, ragazzi. Ecco, avete visto, ragazzi, come avevo detto, appunto, si trasforma in Super Saiyan di secondo livello. Però, ragazzi, giusto per essere un pochino equi, l'attiviamo anche noi, dai. Lo finiamo con le combo dell'animo furioso. Ah, perché cavolo l'ho fatto prima. Dai. Ok, ragazzi, è finita. Vediamo che grado. S++, ottimo. Vediamo che aveva sbloccato. La battaglia suprema. Sì, e vai. Allora, facciamo prima la suprema, ragazzi. L'abbiamo sbloccata anche a Zangia, ovviamente. E mi sa anche a Gon ragazzo, mi sa, vediamo.
No, a quanto pare no. Abbiamo ottenuto, ragazzi, 2 punti di limite. L'immagine di Bojack quando attacca. E basta così. Ok. Ok, ragazzi. Ok, allora torniamo e andiamo a fare la suprema. Ok. Allora, ragazzi, dovremmo sconfiggere. Dobbiamo impersonare Bojack e Zangia e dovremmo combattere contro Krilli Junior, Vegeta, Trunks e Gohan Super Saiyan. Mi sa Gohan Super Saiyan secondo livello, se ho visto bene. L'avversario, ragazzi, recupera costantemente aura. E basta. Penso che, o almeno penso che siano potenziati al massimo. Penso. Dai, dai. Dai. Dai, 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 dai. Prendi questa, Krilli! Sì! Quasi finito, ragazzi, Krilli. Ok, finito, ragazzi, Krilli è andato già. Dai, Junior. Sì, lo sappiamo che è il tutto. No, perché cacchio ho fatto il cambio? Volevo trasformarlo. Vabbè, dai. Porco Junior. Vai, ricaricati Zangia. Prendi questa, Junior. Sì. Dai. Dai, Junior, ormai sei finito. Ricambiamo. E questa volta lo trasformiamo. Let's end this. Sì, ok, ragazzi. E io ne ho andato anche. Dai, dai. Ok, come vuoi. Dai, prendi il distruttore galattico, prenditelo. Ok, anche Trunks è andato, ragazzi, minchia, è bastato l'attacco supremo per finirlo. Time to finish this. Ehi, ecco, questa è la mossa che fa Zangia. Vai, ottimo. Prendi questa. Prendi questa! Sì! Dai, ok, ragazzi, anche Vegeta è andato. È rimasto solo Gohan. Andiamo a Super Saiyan. Eh sì, Super Saiyan di secondo livello, ragazzi. Perfetto, dai. Unforgivable. Però, Gohan, per te ho in serbo l'animo furioso. Dai. Ma perché sbaglio sempre qui? Dai. Ah. Dai. Via. Se si carica al massimo mi fa un favore, così facciamo lo scontro. Ehi. Prendi questa, Gohan. Ok, ragazzi, finita anche quest'altra battaglia suprema. Vediamo che grado ci dà. Grado SPPU, ottimo. Ok. Andiamo a fare un'altra l'ultima missione. Vabbè, ovviamente non otteniamo niente. Ovviamente. Ok, ragazzi, allora. Per quest'ultima battaglia della galassia di Bojack dovremmo combattere contro Goku e dovremmo sconfiggerlo col maggior numero di colpi, ragazzi. Quindi, ragazzi, un po' di impegno ci vuole, dai, dai. Nel mondo dei Kaioshin, Arena No Sense, ovviamente.
Dai, dai, dai. Con l'aura, guardate che figo, con le... troppo figo con le... Ma che è che si chiama? I fulmini, vabbè. È super potenziato Goku, cacchio. Voleva fare il colpo finale di Kaioken, aveva già cominciato ragazzi a rompere. Goku, adesso mi hai fatto incazzare veramente. Mi hai fatto incazzare Goku! Ah, gli potevo fare quell'altro, vabbè. Ragazzi, scriviti un po' di combo in animo furioso. Dai, dai, dai. No, 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 no. No, porca troia. No, ragazzi, però Goku rompi sempre le palle con sto attacco di merda. Hai rotto leggermente. Non mi direbbe Johnny Cappasisi. Dai, dai, Bojack, non fare il cretino. Cioè, cazzo, mi sta facendo fuori leggermente. Mi stai facendo incazzare un casino, Goku. Cioè ragazzi, qua perdo. Dai, dai. Hai rotto le palpebre. Ecco. Ciao ciao Goku. Non ti piace la mia mossa, Goku? Il Kaioken, dai. Prendi questa. Basta così. Sì, dai, dai, sì. Ok, ragazzi, con 49 colpi. Un po' pochini, però. Mi ha fatto sclerare Goku. Vediamo che grado ci dà almeno. A++, ottimo. Ho detto mo perdi, invece no ragazzi, ho riuscito a vincere. Ok, abbiamo ottenuto un punto limite e abbiamo sbloccato le voci di Bojack e l'immagine anche di Bojack quando Goku gli sferra un pugno dall'aldilà. Ok ragazzi, dovremmo iniziare la galassia di Janemba, di Super Janemba. Vabbè, quest'altra parte la faccio che terminare qui ragazzi, spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo sempre di votare, commentare, iscrivervi al canale, mettere mi piace alla pagina di Facebook. E noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao ciao!